I laboratori di comunicazione proposti ai genitori separati sono un'opportunità per poter condividere, scambiare, parlare con altri genitori di quello che si vive nella famiglia divisa. Condividere l'educazione dei figli in generale è un compito difficile, ma con la separazione e la rottura del legame di coppia questo compito diventa ancora più complesso. Questa formazione è rivolta a dei professionisti che intendono accogliere genitori che vivono la separazione in un luogo dedicato allo scambio e alla condivisione, in cui sentirsi sostenuti per poter trovare delle risposte e confrontarsi sulla loro situazione. Quando si è dei genitori che vivono la separazione, parlare dell'educazione dei figli e mantenere la comunicazione sull'educazione dei figli è qualcosa di difficile. Ci si ritrova a vivere in due case, gestire il dialogo con l'altro genitore e con i figli talvolta può diventare un compito molto difficile e complesso. Questi laboratori permettono ai genitori di confrontarsi, sentirsi meno soli, ritrovare le competenze, essere rassicurati e condividere con altri le loro difficoltà. D'échanger sur les difficultés. Mais c'est aussi un lieu de rencontre. On va pouvoir, à travers les échanges, se sentir plus fort, soutenu. Ma è anche un luogo di incontro dove i genitori possono sentirsi rinforzati e sostenuti, ascoltare che un altro genitore può avere le stesse difficoltà e sentirsi meno soli, stare meglio. Lo scopo dei laboratori è quello di consentire ai genitori di comunicare meglio tra loro e con i loro figli. Si ottiene così un beneficio per l'intera famiglia, non solo per gli adulti che partecipano a questi incontri. In questi incontri i genitori potranno mettere delle parole, delle emozioni per spiegare quello che non funziona e poter andare verso delle soluzioni o intravedere delle soluzioni possibili per loro. Nel laboratorio di comunicazione c'è un conduttore, un professionista che accoglie i genitori. In questi incontri si possono accogliere un minimo di 8 o un massimo di 15 persone. I genitori per un'ora e mezza, due, si confrontano sulle questioni che loro stessi propongono o che possono essere suggerite dal conduttore. Per esempio, partendo da questioni di interesse comune, come ci si organizza per le vacanze di Natale, come si programma un calendario quando ci sono due case, quando si vive da separati come funziona, oppure interrogarsi sull'essere genitori di adolescenti, mia figlia non mi parla, o ancora sui temi educativi, se non si vive più insieme nella stessa casa, come si può spiegare ai bambini delle regole comuni, o questioni che riguardano la comunicazione, cosa succede per i bambini, per i figli, quando i genitori non arrivano a trasmettersi delle informazioni. Si tratta di questioni difficili da gestire nel quotidiano, che con il conflitto talvolta assumono dimensioni incredibili. Ogni genitore via via proporrà delle idee e l'interesse di ciascun incontro è che il gruppo è un elemento motore per trovare delle risposte e che ciascuno all'interno di questo gruppo prenderà qualcosa che gli potrà essere utile. Gli incontri, in base alle disponibilità del servizio, dei professionisti e dei partecipanti, si svolgono generalmente una o due volte al mese. Possono essere da 4 a 6 incontri. Sovente si propongono 6 appuntamenti per permettere gli scambi, favorire gli incontri, le relazioni e il sostegno reciproco, che può svilupparsi anche al di fuori del dispositivo. In questo luogo di accoglienza, le conversazioni consentono di sentirsi sostenuti nell'attraversare le difficoltà. La famiglia è al centro di questo dispositivo. Anche se nel laboratorio partecipa il singolo, l'obiettivo è di favorire una migliore comunicazione per tutta la famiglia.